Oggi test ABS Outbreaker. Ok, ora proviamo con l'ABS chiuso, quindi come se non funzionasse. Velocità circa di 25 all'ora. Ok. Abbiamo visto il punto di arresto, lo segno, quindi il primo è senza ABS. Ora gli do 20 scatti, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, proviamo con 20 scatti, fermiamo a 25 all'ora, circa. Ok. Ho premuto tutta la leva fino in fondo e sono arrivato qua. Circa, metto giù la bici così posso segnare bene il punto dove si è fermata. Qui. Ora provo con 15 scatti, quindi chiudo di 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ritorniamo alla velocità di 25 all'ora. Ok. Come avete visto, sono fermato prima rispetto ai 20 scatti, ora sono a 15 scatti e siamo a circa 50 cm più avanti senza ABS. Ora segno, vediamo di metterlo circa 13 scatti. 13, proviamo, vediamo se miglioriamo. Arrivo sempre a 25 all'ora, circa. Ok, più o meno siamo qualche centimetro avanti, però sono sicuro che adesso se chiudo altri due scatti migliora la frenata, quindi vado a chiudere altri due, vediamo se migliora. Bisogna avere il coraggio di chiudere tutta la leva freno. Come avete visto, ho migliorato altri quasi un metro, 70 centimetri, e qui siamo sui 12 scatti. Quindi adesso credo di aver trovato la configurazione migliore per il settaggio dell'ABS. Ora togliamo gli altri e vediamo dove si arriva senza ABS. Quindi chiudo tutto il sistema. Quindi adesso cerco di arrivare ai 25 all'ora solo col freno anteriore e cercare di frenare prima. No. Ho rischiato di ribaltarmi in avanti, quindi sono andato mezzo metro più avanti e ho rischiato il ribaltamento. Il test è risultato come pensavo, praticamente hai un guadagno rispetto alla frenata senza ABS, ma la cosa importante è che la bici non si scompone, cioè vuol dire che quando freno la bicicletta rimane composta e non con rischio di capottamento. Quindi è molto importante tarare bene il freno in base al nostro modo di guidare e dove lo utilizziamo. Quindi se noi andiamo in fuoristrada credo che ci vuole un'altra taratura. Infatti adesso lo andrò a provare. Cerco di andare più veloce possibile. Cacca. Vediamo la frenata. Ok. La bicicletta si è scomposta pochissimo. Riproviamo un'altra volta. Ora provo sull'erba bagnata. Andiamo ad andare un po' più veloce. C'è molto più controllo con il freno che tira meno, sicuramente. Però
proviamo. La ruota ha bloccato pochissimo, ma la bicicletta non si è scomposta e secondo me ti toglie praticamente il rischio di capottamento in avanti. Ora proviamo un'altra discesa. Provo a frenare. La bicicletta si comporta veramente bene, diciamo che rischi molto meno sui percorsi con poco grip. Difetti di questo ABS, secondo me, come pregio, diciamo che si evita il capottamento in avanti, quindi secondo me può essere utilizzato tantissimo anche sulle bici stradali, sulle biciclette elettriche stradali, anche su bici da corsa con freni idraulici. Quindi diciamo che è un sistema che lo puoi adoperare su tutti i tipi di biciclette, non solo sulla mountain bike. Lo svantaggio è che bisogna sapere tarare bene l'ABS, perché praticamente ci sono tantissimi scatti, dobbiamo trovare il punto dove rende meglio, nel senso che dobbiamo cercare il range di frenata che ci può aiutare senza capottarsi in avanti e cercando di frenare nel breve spazio possibile. Diciamo che ti aiuta tanto alle persone che vanno all'inizio con la mountain bike, perché magari chi non ha ancora sensibilità coi freni vede il pericolo, preme la leva troppo forte, la ruota davanti si inchioda e si può capottare. Quindi diciamo che come sistema per i principianti è ottimo. Un altro difetto è che proprio ci vuole tanto tempo per la regolazione e dobbiamo trovare il nostro limite facendo dei test su strada e su fuoristrada.